Buonasera amici sportivi, benvenuti al Palatenda di Piombino, dove sta per avere inizio la stagione 2014-2015 del campionato nazionale Serie B. Il calendario ha regalato in sorte agli uomini di Coach Padovano subito una sfida affascinante e sulla carta molto difficile. Al Palatenda infatti è protagonista oggi la Mens Sana 1871 Siena, nobile decaduta della pallacanestro italiana, che riprende il proprio cammino nel basket dalla Serie B dopo aver giocato la finale scudetto con Milano pochi mesi fa. Squadra rinnovata quella di Piombino. Coach Padovano ha a disposizione i seguenti 10 uomini per iniziare la partita: con il numero 4 adesso Iardella, con il numero 5 il capitano Giacomo Guerrieri, con il numero 6 Giovanni Esposito, con il numero 7 Jacopo Pozzi, con il numero 8 Giuliano Biancani, con il numero 12 Marco Franceschini, con il numero 13 Camillo Bianchi, con il numero 20 Luca Marmusi, con il numero 22 Roberto Maggio, con il numero 33 Andrew Gabellieri. Risponde coach Matteo Mecacci con i seguenti 10 uomini: con il numero 3 Davide Parente, con il numero 4 Lorenzo Panzini, con il numero 6 Sebastian Vico, con il numero 8 Francesco Bonelli, con il numero 10 Lorenzo Bruno, con il numero 11 Alex Ranuzzi, con il numero 15 Paolo Paci, con il numero 16 Luca Pignatti, con il numero 19 Bruno Ondomenghe, con il numero 41 il capitano Roberto Chiacig. È tutto pronto per la palla a due iniziale di questo affascinante incontro. Questi 5 uomini scelti da coach Padovano per iniziare l'incontro: con il numero 4 la Siardella, con il numero 7 Jacopo Pozzi, con il numero 8 Giuliano Biancani, con il numero 20 Luca Marmugi, con il numero 22 Roberto Maggio. Risponde coach Mecazzi mandando in campo con il numero 4 Panzini, con il numero 6 Vico, con il numero 11 Ranuzzi, con il numero 16 Pignatti, con il numero 41 Chiacig. Prima palla a due tra Chiacig e Marmugi. Viene rilevata un'infrazione nel salto del numero 20 giallo-blu. Trascorso un secondo dall'inizio del match, discussione al tavolo per individuare chi sarà ad usufruire del possesso alternato nelle prossime occasioni. Rimessa laterale per Siena, palla nelle mani di Vico, accoppiato con Alessio Iardella in difesa. Restituito il pallone da Ranuzzi. Panzini a gestire il primo attacco per Siena. La palla nelle mani di Vico, esce dai blocchi Ranuzzi. Accettano i cambi difensivi gli uomini di coach Padovano. Scivola lungo la linea di fondo, va a realizzare i primi due punti dell'incontro il numero 6 in maglia bianca. Primo vantaggio a Siena e primo attacco dell'incontro gestito dal play con il numero 22 Roberto Maggio. La palla nelle mani di Camillo Bianchi, torna nelle mani del play piombinese. Scarico di Pozzi che innesca il tiro da tre punti di Camillo Bianchi, che dall'angolo sigla il primo sorpasso giallo-blu. 3-2 per gli uomini di coach Padovano. Entusiasmo alle stelle al Palatenda. Inizio promettente, si preannuncia una gara sicuramente sentita per la notevole affluenza di pubblico. Sono numerosi i tifosi ospiti giunti al Palatenda nella giornata di oggi. Sbaglia il tiro da tre punti Vico nell'azione a rimbalzo, la coppia arbitrale individua un fallo della difesa giallo-blu. Nello specifico il numero 20 Marmugi viene indicato come autore del fallo. Si riprende con la rimessa dal fondo per la Menzana. 14 secondi sul cronometro di 30 per Siena per concludere. Esce a ricevere Roberto Chiacig, sfrutta la sua fisicità in maniera esagerata. Fallo in attacco del numero 41 in canottiera bianca. Primo fallo di squadra per Siena.
rimessa dal fondo per Piombino, ancora Maggio a gestire l'attacco gialloblu fronteggiato da Panzini in difesa, esce a ricevere alto Marmugi, ancora la palla nelle mani di Maggio, scarico per Jacopo Pozzi, palleggia resta e tiro del numero 7, ne acquisto gialloblu, primo errore al tiro per gli uomini di coach Padovano, secondo fallo di squadra per Piombino, il primo del numero 22 Roberto Maggio. Rimessa per Siena, esce a ricevere Ranuzzi, consegna a Panzini che ha il compito di gestire l'attacco senese, ancora Vico in palleggio, Alessio Iardella costringe il numero 6 di Siena a raccogliere il palleggio, lo spinge fuori dal campo correttamente, rimessa laterale per Piombino, Alessio Iardella consegna la palla a Roberto Maggio che guida ancora l'attacco gialloblu, esce a ricevere Jacopo Pozzi, dopo il blocco prova ad allargarsi per ricevere Marmugi, Alessio Iardella in uno contro uno, palla nelle mani di Roberto Maggio, sono 5 secondi che mancano allo scadere dell'azione gialloblu, si incarica della penetrazione Alessio Iardella, errore da sotto, rimbalzo di Roberto Chiacic, ancora un attacco per Siena a 7.49 dalla fine del primo quarto, arriva a destinazione la penetrazione di Panzini con il numero 4, 4-3 Siena, nuovo vantaggio per gli uomini di Mecacci, ancora uno scarico nell'angolo per Pozzi, non va il tiro da tre punti del numero 7 gialloblu, 0-2 al tiro per lui in questo inizio di match, ancora un attacco guidato da Panzini, esce a ricevere Alessio Ranuzzi contrastato da Camillo Bianchi, Jacopo Pozzi a fronteggiare spalla canestro Pignatti, la palla esce per il tiro da tre punti di Panzini, errore al tiro per il play di Siena, nuova azione d'attacco per Piombino, Alessio Iardella in penetrazione, scarico per Marmugi, ancora un extra pass a raggiungere in angolo Alessio Iardella che riconsegna a Roberto Maggio il pallone da gestire per gli ultimi 7 secondi dell'azione di attacco, Alessio Iardella ribaltamento, ancora Pozzi piazzato da 3 punti, mette la bomba allo scadere del nuovo sorpasso gialloblu, 6-4 Piombino a 6 minuti e 37 secondi dalla fine di un primo quarto che è cominciato in sostanziale equilibrio, 2 bombe per gli uomini di coach Padovano, 2 canestri da 2 per gli uomini di Mecacci, ancora l'attacco di Siena, penetrazione lungo la linea di fondo di Vico, non riesce a contenerlo Alessio Iardella che commette il suo primo fallo personale, manda in lunetta il numero 6 di Siena, primo viaggio in lunetta per le due squadre, sarà Sebastian Vico a tentare di realizzare i 2 tiri liberi che potrebbero valere il pareggio a 6 per Siena, si procede all'asciugatura del parquet del Palatenda, i primi contatti e le prime scivolate hanno già reso insidioso il pitturato del Palasport piombinese. Mette il primo dei 2 tiri liberi Sebastian Vico, 6-5 per Piombino a cronometro fermo a 6 minuti e 19 dalla fine del primo quarto, 3 falli di squadra per Piombino, 1 in attacco per Siena che ora pareggia il punteggio a 6 con il secondo libero di Sebastian Vico, Roberto Maggio in penetrazione, lo scarico per Camillo Bianchi che prende ancora la bomba dall'angolo, 2-2 per il numero 13 gialloblu, continua la serie delle realizzazioni pesanti per Piombino, dall'altra parte Sebastian Vico in penetrazione mancina, comodo layup per il meno 1 Siena quando siamo entrati negli ultimi 6 minuti di gioco della prima frazione, importante penetrazione di Jacopo Pozzi che va a raccogliere il secondo fallo personale del numero 41 in canottiera bianca, cioè Roberto Chiacic, si guadagna il diritto ad andare in lunetta per i primi 2 tiri liberi della propria partita, corre riparti ai ripari coach Mecacci, richiama in panchina il
monumento della pallacanestro italiana, Roberto Chiacic, già gravato di due falli a 5:49 dalla fine del primo quarto. Jacopo Pozzi a tentare l'allungo per Piombino, mette il primo dei due tiri liberi, 10-8 per gli uomini di coach Padovano, possibilità di allungare fino al più 3. Concretizza questa possibilità Jacopo Pozzi, 2 su 2 per lui dalla lunetta, si allunga per un attimo la difesa di coach Padovano. Infrazione di campo, ingenuo passaggio di Ranuzzi a Panzini, contestazione da parte del pubblico senese. Ci vuole parlare su il coach di Siena. Primo time out per gli ospiti in bianco-verde. Punteggio fissato dal due tiri liberi di Jacopo Pozzi sull'11-8 per Piombino. Sono due le mani che hanno contribuito a portare fino a 11 il fatturato di Basket Golfo Piombino. Sono infatti 5 i punti realizzati da Jacopo Pozzi, frutto di un 1 su 1 da 3 punti e di un 2 su 2 tiri liberi nell'ultima azione caratterizzata dal secondo fallo personale di Roberto Chiacic. Sono 6 punti invece realizzati da Camillo Bianchi, 2 su 2 dall'angolo da 3 punti per il numero 13 in canottiera giallo-blu. Dall'altra parte sono 2 i punti di Panzini, 4 di Vico e 2 di Ranuzzi. Rimessa per Piombino, si incarica dell'effettuazione Alessio Iardella. A 5:44 dalla fine del primo quarto a ricevere Roberto Maggio, numero 22 per lui, ne acquisto della società piombinese. Ancora in palleggio, prova a sfruttare il blocco di Marmugi, va in penetrazione solitaria Maggio, apre il suo tabellino, primi due punti per il numero 22 giallo-blu, massimo vantaggio Piombino 1-3-0-8 per gli uomini di coach Padovano, 5 minuti e 19 alla fine di un avvincente primo quarto. Ancora la penetrazione sulla parte sinistra dell'area per il numero 6 Vico, ancora un fallo alla difesa gialloblu, nello specifico secondo fallo per Alessio Iardella che viene richiamato in panchina da coach Padovano. Fa il suo ingresso sul terreno di gioco per coach Padovano con il numero 33 Andrew Gabellieri. Ancora un viaggio a lunetta per Sebastian Vico, top scorer per Siena fino a questo momento. Incrementa il proprio bottino personale, arriva a 5 punti realizzati, fissa il punteggio sul 13-9 per Piombino, prova a riportare ad un possesso di distanza gli uomini di coach Mecacci. Ancora perfetto dalla lunetta il numero 6 bianco-verde, blocco di Jacopo Pozzi, supera agevolmente la linea di metà campo Roberto Maggio. Dopo aver piazzato il blocco per Roberto Maggio, esce a ricevere Marmugi. Protestano per una presunta infrazione di campo dell'attacco giallo-blu i tifosi di Siena. Jacopo Pozzi ancora a colpire dall'arco. 16-10 per Piombino, più 6 quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco del primo quarto. Entusiasmo alle stelle al Palatenda. Cerca il semigancio Ranuzzi, non trova la via del canestro, rimbalzo della difesa gialloblu. Ancora Maggio a penetrare, scarica per Marmugi che non esita a prendere la bomba del più 9, 19-10 per Piombino. Sequenza impressionante di bombe per la squadra di coach Padovano. 4-10 alla fine di un entusiasmante primo quarto per i colori gialloblu. Massimo vantaggio sul più 9. Difficoltà per l'attacco biancoverde a leggere la difesa di coach Padovano.
Errore dalla lunga per Sebastian Vico, rimbalzo di Marmugi che va a piazzare il blocco che Roberto Smaggio sfrutta per il palleggio, resta e tiro, e il ball del numero 22 giallo-blu. Transizione senese, viene stoppato da Marmugi il numero 15 Paci, primo pallone gestito in attacco da Andrea Gabellieri. Jacopo Pozzi a giocare uno contro uno contro il numero 16 Pignatti, colto in azione fallosa, primo fallo della partita per il numero 16 biancoverde. Cambio in regia per coach Mecacci, esce Panzini, fa il suo ingresso in campo con il numero 3 Davide Parente. Rimessa dal fondo per Piombino, 14 secondi alla conclusione dell'azione di attacco per gli uomini di coach Padovano. Esce a ricevere ancora Pozzi, palleggio a resto e tiro del numero 7 giallo-blu, lo contrasta efficacemente Paci, Parente a gestire il primo pallone della sua partita. È entrato anche Giuliano Biancani per coach Padovano, tirerò due punti di Pignatti, non va a bersaglio. Biancani bianchi, Marmugi, Pozzi, Andrea Gabellieri a comporre il quintetto di coach Padovano. Subito Giuliano Biancani a cercare la penetrazione, commette il fallo di sfondamento, tiene una buona posizione difensiva Davide Parente, è già in zona bonus la squadra piombinese. Fallo in attacco, non c'è il diritto per Siena ad usufruire di due tiri liberi. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gioco del primo quarto, arresto a centro area di Alex Ranuzzi, due punti per lui, meno 7 per Siena, quarto punto personale per il numero 11 di coach Mecacci. Palla ancora nelle mani di Giuliano Biancani, Camillo Bianchi a scaricare ancora per il numero 8 giallo-blu, partecipa alla festa del tiro da tre punti anche Giuliano Biancani, bomba ad aprire il suo tabellino, più 10 Piombino, 2-2-1-2 a 2 minuti e 15 dalla fine del primo quarto. Prova a rispondere dall'altra parte Ranuzzi, non tocca nemmeno il ferro, la contusione pesante. Andrew Gabellieri in transizione prende il tiro da tre punti che non va a bersaglio, rimbalzo di Pignatti, la palla giunge nelle mani del numero 3 Davide Parente che gestisce l'attacco per Siena, lontano dal canestro a ricevere Pignatti. Ancora un palleggio, resto e tiro per Siena, polveri bagnate fino a questo momento per l'attacco senese. L'errore al tiro di Sebastian Vico, Giuliano Biancani ad appoggiarsi a Marmugi, Camillo Bianchi a giocare uno contro uno, il blocco di Marmugi per Giuliano Biancani, altra bomba del numero 8 giallo-blu, 2-5-1-2, più 13 Piombino a 70 secondi dalla fine di un primo quarto che entusiasma i tifosi giallo-blu presenti al Palatenda. Errore di Pignatti, rimbalzo di Andrew Gabellieri, guida la transizione Giuliano Biancani, il palleggio del numero 8 giallo-blu dietro la schiena per Marmugi, ancora un tentativo dall'arco per Piombino, scatta il contropiede senese, fallo tattico di Giuliano Biancani che interrompe il comodo layup di Ranuzzi, secondo fallo per il numero 8 giallo-blu. Viaggio in lunetta per il numero 11 di coach Mecacci per gli ultimi 45 secondi e 7 decimi del primo quarto. Entrano in campo con il numero 12 Marco Franceschini e il numero 5 il capitano giallo-blu Giacomo Guerrieri. Due tentativi a cronometro fermo per Ranuzzi, non va il primo tiro libero del numero 11 biancoverde, fermo a quota 4 come
punti realizzati, 2 su 4 in totale la sua percentuale al tiro in questo incontro. Mette a segno il secondo dei due tiri liberi, 2-5-1-3 Piombino. 43 secondi alla fine del primo quarto. Giuliano Biancani si appoggia a Jacopo Pozzi che raccoglie il palleggio, serve Andrew Gabellieri, palla di nuovo nelle mani di Giuliano Biancani che sfrutta il blocco di Marco Franceschini. Gioco a due tra il numero 8 gialloblu e Marco Franceschini, l'apertura del numero 12 gialloblu trova le mani di un avversario, innesca la transizione vincente di Sebastian Vico. Meno 10 Siena, 12-11, 10 secondi alla fine del primo quarto, ultimo attacco nelle mani di Giuliano Biancani, sale a portare il blocco Marco Franceschini, accetta il cambio la difesa senese, non è corretta la difesa degli uomini di Mecacci, potevano spendere un fallo non essendo ancora in zona bonus. Rimangono 9 decimi di secondo a Piombino per costruire l'ultima azione di attacco del quarto. Giuliano Biancani a ricevere, Jacopo Pozzi allo scadere, all'hoop per il numero 7 gialloblu che al volo allo scadere realizza il più 12 sul 2-7-1-5 per Piombino, con il quale si conclude un entusiasmante primo quarto qui al Palatenda. Percentuale altissime di realizzazione per Piombino, soprattutto nelle conclusioni dall'arco. Sette su 10 per Piombino da tre punti, 9 su 16 nel tiro totale dal campo, 56% totale, 70% da tre punti, 2 su 2 tiri liberi per il basket golfo Piombino. Dall'altra parte 38% di realizzazione totale per Giacomo Menzana Siena, 5 su 13 dal campo, 0 su 4 nelle conclusioni pesanti, 6 su 6 dalla linea del tiro libero. Sostanziale equilibrio e rimbalzo, sono 8 rimbalzi catturati dagli uomini di coach Padovano, 7 quelli dagli uomini di coach Mecacci. A livello individuale spiccano i 10 punti realizzati da Jacopo Pozzi, sono 6 quelli di Giuliano Biancani, 3 Marmugi, 2 Maggio e 6 di un positivissimo Camillo Bianchi per completare il fatturato di Basket Golfo Piombino. Dall'altra parte 2 punti realizzati da Panzini, 8 da Sebastian Vico, top scorer di Siena, 6 da Ranuzzi. Mecacci è riuscito a mandare a referto solo 3 degli uomini gettati nella mischia sul parquet del Palatenda oggi a Piombino. Tutto è pronto per l'inizio del secondo quarto. Tutto è pronto per l'inizio del secondo quarto qui al Palatenda. Coach Padovano sceglie Giuliano Biancani, Giacomo Guerrieri, Andrew Gabellieri, Jacopo Pozzi e Marco Franceschini per iniziare con il possesso il secondo quarto. Dall'altra parte Parente a difendere su Giuliano Biancani, è irregolare il blocco di Marco Franceschini, perde subito il possesso Basket Golfo Piombino, lo riconsegna nelle mani della Menzana Siena che gestisce il proprio primo attacco del secondo quarto. Palla nelle mani del play numero 3 Davide Parente. Palla nelle mani di Alex Ranuzzi, stesso fischio, stesso metro arbitrale, considerato il illegale il blocco piazzato dal numero 15 di Siena Paolo Paci. Secondo fallo anche per il numero 15 di coach Mecacci. Rimessa Piombino, Giacomo Guerrieri a trovare le mani di Giuliano Biancani che restituisce il pallone al capitano gialloblu, sfrutta il blocco di Jacopo Pozzi,
raccoglie il palleggio, consegna a Giuliano Biancani a 10 secondi dalla fine dei 24. Il pallone della nuova bomba messa a segno da Giuliano Biancani. 3-0, 1-5 a 9 minuti e 11 dall'intervallo lungo per Piombino. Doppiata nel punteggio Siena, quello che non ti aspetti dai primi due quarti qui al Palatenda di Piombino, con il basket golfo decisamente avanti rispetto alla favoritissima Siena. Transizione del capitano Giacomo Guerrieri, che subisce la stoppata del numero 11 Ranuzzi. Rimangono 19 secondi per l'attacco piombinese. Attinge ancora dalla panchina coach Mecacci, fa il suo ingresso in campo con il numero 19 Bruno Ondemeng. Ancora Giuliano Biancani in transagonistica a penetrare, si appoggia al vetro, non realizza. Davide Parente a gestire l'attacco di Siena, contrastato da Jacopo Pozzi. Ancora un solido blocco di Paci, che segue il rimbalzo, la conclusione da tre di Parente, non riesce a raccogliere il rimbalzo offensivo. Sulla transizione spinta da Giuliano Biancani, ancora un fallo alla difesa di Siena, primo personale per Sebastian Vico. A godersi meritato riposo in panchina Giuliano Biancani, assolutamente perfetto nelle conclusioni pesanti. Anche Jacopo Pozzi a rifiatare per coach padovano. Maggio e Bianchi a prendere il posto dei due uomini che Massimo Padovano ha fatto momentaneamente accomodare in panchina. Si allarga per ricevere Camillo Bianchi, marcato da Meng. Maggio accoppiato con la difesa di Parente. Ancora Andrew Gabellieri a cercare la soluzione pesante. 0 su 2 per il numero 33, giallo-blu. Scintilla, rimbalzo tra Pace e Franceschini. Parente a gestire l'attacco appoggiandosi su Meng, marcato da Giacomo Guerrieri. Pace a gestire il pallone lontano dal canestro. Sebastian Vico ancora in penetrazione laterale, questa volta non va la soluzione appoggiata al vetro. Maggio a spingere la transizione, palleggio resta il tiro di Giacomo Guerrieri, rimbalzo offensivo per Piombino. Ancora Maggio a gestire l'attacco, si appoggia su Andrew Gabellieri, che non esita a prendere la terza bomba del proprio incontro. Terzo errore per il numero 33 giallo-blu, ma ancora un rimbalzo offensivo per la squadra di coach padovano e nuova opportunità in attacco. Sono 4 i secondi che rimancono alla conclusione dell'azione. 2-1, costretto a rinunciare al possesso il team di Padovano, infrazione di 24 secondi. Palla recuperata di squadra per Siena, rompe l'indugi coach Mecacci, getta di nuovo nella mischia il capitano, il quarantenne Roberto Chiacic, gravato di due falli a lungo in panchina fin dall'inizio del primo quarto. È tornato in campo a gestire l'attacco senese Panzini, si è riaccomodato in panchina Parente, raccoglie il palleggio il numero 4 di Siena, si va a cercare sotto canestro il numero 16 Pignatti. Lo scarico per Roberto Chiacic, invocano la deviazione della difesa gialloblu i giocatori senesi. Non sono di questo avviso gli arbitri dell'incontro, che sono i signori Bernassola e Cassiano. Rimessa per Piombino, 6 minuti e 57 secondi all'intervallo lungo. Roberto Maggio a gestire l'attacco gialloblu, c'è mismatch, sfrutta la differenza di passo con Roberto Chiacic, che stoppa la conclusione ravvicinata di Marco Franceschini. Calpesta la linea laterale nell'azione di attacco l'attacco senese. Ancora un possesso per Piombino, punteggio fissato sul 30-15 per i gialloblu piombinesi. 3-0 il parziale del secondo quarto. Siena in 3 minuti e 35 secondi di gioco di questo parziale non è riuscita ancora a trovare la via del canestro. Prende la soluzione dalla media Marco Franceschini. Giacomo Guerrieri lotta il rimbalzo, strappa il pallone,
si gettano per conquistare la palla. Infrazione di campo, si esce da questa mischia piena di sano agonismo con il possesso a favore di Menzana Siena, che proverà a ricucire lo strappo che fino a questo momento la vede sotto di 15 nel punteggio sul 30-15 a favore del Basket Golfo Piombino. Sono ancora 10 i punti realizzati da Jacopo Pozzi per Basket Golfo Piombino, 9 quelli di Giuliano Biancani, 3 su 3 per lui nelle conclusioni pesanti, 3 punti di Marmugi, 2 di Maggio, 6 di Camillo Bianchi. Dall'altra parte siamo fermi alla realizzazione del primo quarto con 2 punti di Panzini, 8 di Sebastian Vico, 6 di Alex Ranuzzi per la Menzana 1871 Siena. Rimessa per Siena, Panzini a gestire l'attacco fronteggiato da Roberto Maggio. È ancora considerata illegale la difesa piombinese. Rimessa laterale per Siena, secondo fallo personale di Marco Franceschini, che viene richiamato in panchina da coach Padovano insieme al capitano Giacomo Guerrieri. Tornano sul parquet Jacopo Pozzi e Luca Marmugi, rispettivamente con il numero 7 e con il numero 20 in canotta giallo-blu. Rimessa dal fondo per Menzana Siena, 17 secondi a disposizione per l'attacco bianco-verde per trovare la via del canestro, sbloccare il punteggio che dopo 3 minuti e 58 secondi del secondo quarto vede ancora ferma a 15 la compagine di coach Mecacci. La palla in ricezione profonda per Roberto Chiacic, che riapre per Vico, conclusione dall'angolo da 3 punti del numero 6 biancoverde. Ancora un errore per Siena, polveri bagnate per l'attacco biancoverde. Roberto Maggio a spingere la penetrazione, scarico per Camillo Bianchi, infrazione di passi del numero 13 giallo-blu. Possesso Siena, cambio per Cemecacci, continua nelle proprie rotazioni alla ricerca di mani calde per bloccare questa situazione di stallo nelle realizzazioni. Torna in campo con il numero 11 Alex Ranuzzi, ancora Panzini, Ranuzzi a trovare in ricezione profonda il numero 16 biancoverde, che si muove bene, spalle a canestro. Pignatti va a realizzare di sinistro i 2 punti del meno 13 Siena, che trova la via del canestro dopo 4 minuti e 45 secondi del secondo quarto. Siamo a metà di questo secondo quarto, più 13 per Piombino, quando Roberto Maggio trova Camillo Bianchi, ci si appoggia a Marmugi, movimento spalla canestro del numero 20 giallo-blu, errore per lui, rimbalzo contrastato, Panzini a gestire l'attacco, Ranuzzi a premiare il taglio lungo la linea di fondo di Pignatti, che riceve con i piedi fuori dal perimetro, rimessa per Piombino 30-17, primi minuti di questo secondo quarto a vari di realizzazioni, 3 punti soli realizzati da Piombino, 2 da Siena. Tutto questo però vale agli uomini di coach Padovano il più 13 sul 30-17. Ancora il mismatch Maggio Chiacic, cravato di 2 falli, lo attacca il play giallo-blu. Fischio contro l'attacco piombinese, fallo di sfondamento del numero 22. Secondo fallo di squadra nel quarto per gli uomini di coach Padovano, evidentemente non soddisfatto di questo inizio di secondo quarto. Chiama time out, ci vuole parlare su.
4 minuti e 17 secondi all'intervallo lungo qui al Palatenda. Punteggio fissato sul 30-17 per Basket Golfo Piombino. 10 punti realizzati da Jacopo Pozzi, 9 da Giuliano Biancani, 3 da Lorenzo Marmusi, 2 da Roberto Maggio, 6 da Camillo Bianchi per Piombino. Evidentemente scese le mostruose percentuali di realizzazione che Piombino aveva tenuto nel primo quarto. 10 su 25 totale dal campo per il 40% totale. Siamo passati dal 70 al 62%, comunque notevolissimo nelle conclusioni dall'arco. 8 su 13 nel tiro da 3 punti per Piombino, 2 su 2 dal tiro libero. Dall'altra parte 35% totale per Siena, 6 su 17. 0 su 6 nei tentativi pesanti, 6 su 6 nei tentativi dalla linea del tiro libero, anche se ricordiamo un errore di Alex Ranuzzi dalla linea del tiro libero. Riprende il gioco con Panzini a gestire l'attacco per Siena, gli restituisce la palla Roberto Chiacic. Ondomeng affronteggiato da Andrew Gabellieri, si va ancora da Ranuzzi, ancora una ricezione profonda per Roberto Chiacic che gioca uno contro Luca Marmusi. Viene ritenuta fallosa l'opposizione del numero 20 gialloblu. Secondo fallo per il lungo di Cecina. Primo viaggio in lunetta per Roberto Chiacic, che sfrutta fisicità ed esperienza per avvicinarsi al canestro, raccogliere il fallo, avere l'opportunità del suo primo viaggio sulla linea del tiro libero sul 30-17 per il Basket Golf a 3 minuti e 56 dall'intervallo lungo. Apre il proprio tabellino il numero 41 di Siena, 3-0-1-8 Piombino. Con l'aiuto del primo e del secondo ferro, Roberto Chiacic va a completare il 2 su 2 dalla lunetta che porta a meno 11 la Menzana Siena quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco del secondo quarto. Ancora l'attacco piombinese che stenta a trovare la via del canestro. Ci prova ancora Andrew Gabellieri con l'ennesima conclusione pesante. Tap out di Ranuzzi, palla consegnata nelle mani di Panzini, la penetrazione del numero 4 non trova la via del canestro, spinge la transizione Giuliano Biancani, arresto e conclusione immediata da 3 punti. Marmusi a toccare il rimbalzo offensivo, non riesce a controllare il pallone per il nuovo attacco gialloblu. Possesso Siena che si è riavvicinata nel punteggio. Sono 4 i punti realizzati da Siena nel corso di questo secondo quarto. 3 soli quelli di Basket Golfo Piombino, che dopo i primi 27 punti realizzati nel primo quarto, grazie a una serie notevolissima di conclusioni pesanti, non riesce più a trovare la via del canestro. Ondomeng a superare la linea di metà campo fronteggiato da Andrew Gabellieri, il consegnato per Panzini, si accomoda sul cubo del cambio per fare il suo esordio in campionato con il numero 6 Giovanni Esposito. Giuliano Biancani a guidare ancora l'attacco gialloblu. Jacopo Pozzi a tentare la penetrazione, lo scarica ancora per Giuliano Biancani, il blocco di Jacopo Pozzi, ancora il palleggio di Giuliano Biancani, fronteggia Ondomeng, Jacopo Pozzi in allontanamento, il tiro da 2 punti, rimbalzo difensivo ancora di Roberto Chiacic che ha preso il controllo del proprio tabellone difensivo, la palla scaricata fuori per il 3 punti del numero 19 Meng, errore ancora per l'attacco senese, la palla è toccata dall'attacco biancoverde, rimessa dal fondo per Piombino. 140 secondi all'intervallo lungo,
Giuliano Biancani a gestire il nuovo attacco gialloblu. Riceve il consegnato ancora da Jacopo Pozzi, la penetrazione del numero 7 gialloblu, che raccoglie il fallo del numero 16 Pignatti, lontano dal bonus per il momento Siena. Terzo fallo di squadra per gli uomini di Mecacci. È già invece in zona bonus Piombino, approfitta dell'interruzione per l'asciugatura del campo Coach Mecacci per richiamare in panchina Pignatti, cravatto di due falli. Torna in campo con il numero 19 Ondomeng. Rimessa in zona di attacco per Piombino, con 15 secondi a disposizione per concludere l'azione di attacco. Esce a ricevere lontano dal canestro Jacopo Pozzi, il consegnato per Giuliano Biancani. Esce dal blocco di Jacopo Pozzi Andrew Gabellieri, si va per vie perimetrali, ancora Giuliano Biancani quando mancano 2 secondi allo scadere dei 24. La bomba allo scadere di Giuliano Biancani, che rompe il digiuno dell'attacco gialloblu. 3-3-2-9, si riporta a più 14 Piombino quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco del secondo quarto, caratterizzato dalla sterilità dei due attacchi. Punteggio fissato sul 33-19, più 14 per Piombino. Ranuzzi a centro area, contrastato fallosamente dal numero 33 gialloblu Andrew Gabellieri. Primo fallo personale del numero 33 gialloblu. Ancora un viaggio lunetta per il numero 11 di Siena. Riceve il pallone dagli arbitri per questi due tentativi a cronometro fermo. Con l'aiuto del primo ferro realizza il primo tiro libero Ranuzzi. 3-3-2-0 per Piombino, 1-28 alla fine del secondo quarto. In fotocopia il secondo tentativo di Ranuzzi, che fa 2-2, riporta a meno 12 Siena quando Camillo Bianchi si incarica di condurre l'attacco gialloblu. Esposito che tocca il primo pallone della sua stagione in gialloblu. Giuliano Biancani a giocare contro il numero 4 Panzini, lo scarico per Esposito, va su il numero 6 morbido gialloblu, ancora Roberto Chiascica ad oscurargli la visuale. Entriamo negli ultimi 60 secondi del secondo quarto con l'attacco nelle mani di Siena, la deviazione della difesa gialloblu. Rimangono 12 secondi a Siena per concludere l'azione di attacco. 54 secondi e 2 decimi sul cronometro della partita. Ondomeng alla rimessa, palla nell'allontanamento, Ranuzzi non riesce a controllarla prima che superi la linea di metà campo. Cambio di possesso e nuovo attacco per Piombino. 53 secondi a 4 decimi all'intervallo lungo. Bianchi a servire Esposito, che si appoggia a Biancani per la gestione dell'attacco gialloblu. Usa il gomito sinistro per allontanare il proprio difensore Jacopo Pozzi. Viene valutata fallosa l'azione del neoacquisto gialloblu. Fallo in attacco. Coach Mecacci chiede time out per avere la possibilità di ricevere, di giocare la prossima azione d'attacco, partendo la rimessa in zona di attacco. 3-3-2-1 il punteggio fissato sul tabellone del Palatenda a 46 secondi e 7 decimi dall'intervallo lungo. Partita che ha preso una piega sicuramente inaspettata alla vigilia. Menzana Siena viene giudicata dagli addetti ai lavori favoritissima in questo girone A del campionato nazionale di Serie B.
al cospetto di Piombino, squadra nuova che però ha dimostrato un approccio assolutamente di livello per un impegno così importante e gravoso quale quello di incontrare i biancoverdi senesi. Biancani, Gabellieri, Esposito, Camillo Bianchi e Jacopo Pozzi a comporre il quintetto di Coach Padovano. La rimessa è in zona difensiva per Siena. Bico a servire Panzini, doppio playmaker per Coach Mecaccia, in campo anche con il numero 3 Davide Parente. Ranuzzi e Chiaci già a completare il quintetto senese. Si costruisce dal palleggio il tentativo da tre punti, Ranuzzi lo fallisce, 26 secondi all'intervallo lungo, 17 per la conclusione dell'attacco giallo-blu. Giuliano Biancani in palleggio ad aspettare il blocco del numero 6 Esposito, ad attaccare il canestro, nello specifico Roberto Chiacic. Non va la soluzione centrale di Giuliano Biancani, 5 secondi allo scadere. Ranuzzi, lo scarico per Parente che prende la bomba allo scadere. Viene annullato il tap-in del numero 11 Ranuzzi. Discussione nella coppia arbitrale, vediamo la decisione che sancirà il punteggio finale di questo secondo quarto. Punteggio che, visto l'annullamento del canestro in estremis di Ranucci, viene fissato sul 3-3-2-1 a favore di Basket Golfo Piombino, che chiude sul più 12 i primi due quarti di gioco della giornata inaugurale qui al Palatenda. Questi punteggi individuali al termine dei due primi quarti di gioco: 10 punti per Jacopo Pozzi, 12 per Giuliano Biancani, 3 per Marmugi, 2 per Maggio, 6 Camillo Bianchi per Basket Golfo Piombino. Dall'altra parte 2 Panzini, 8 Vico, 7 Ranuzzi, 2 Pignatti, 2 Chiacic per Menzana Siena. A risentirci tra 15 minuti circa per l'inizio del terzo quarto. Bentornati al Palatenda di Piombino, prima giornata del campionato di Serie B Girone A. Esordio casalingo per gli uomini di Coach Padovano. Impegno sulla carta improponibile contro la corazzata del campionato Menzana Siena. Tutto questo smentito dai primi due parziali, che Piombino ha chiuso in vantaggio più 12 sul 33-21 grazie a una percentuale assolutamente da sottolineare nelle conclusioni pesanti, 9 su 17 totali per gli uomini di Coach Padovano, che avevano aperto il match con un 7 su 10 nel primo quarto, attacco che si è leggermente fermato nel secondo. Percentuale totale dal campo 34% per Piombino, 11 su 32 dal campo, ripetiamo, 9 su 17 da 3 punti, 2 su 2 dalla linea del tiro libero. Dall'altra parte 29% totale nel tiro per Siena, 11 tentativi in meno dal campo per gli uomini di Coach Mecacci, che tirano con un totale di 6 su 21 dal campo. Devono trovare ancora la via del canestro dalla linea dei 6,75, 0 su 8 per gli uomini in canottiera bianco-verde. Tutto è pronto per l'inizio del terzo quarto. Iardella, Maggio, Bianchi, Pozzi e Barmugi a comporre il quintetto per Coach Padovano. Ranuzzi, Chiacic, Vico, Pignatti e Panzini dall'altra parte per Coach Mecacci. Primo attacco out per Siena, Marmugi in punta a gestire il pallone del primo attacco giallo-blu in questo terzo quarto. Fallo alla difesa senese, fischio importante nell'economia del match.
È il terzo fallo per il capitano biancoverde Roberto Chiacic. Inizi di quarto non favorevoli al numero 41 biancoverde, che in apertura di match ha commesso subito due falli che lo hanno tenuto lontano dal campo per buona parte dei primi due quarti giocati. Accento la pressione difensiva a Siena, Maggio a giocare uno contro uno con Panzini, lo scarico per Marmugi, non arriva in tempo utile per la possibile conclusione dell'attacco gialloblu. Panzini a cercare il calore del numeroso pubblico senese accorso oggi al Palatenda per vedere l'esordio dei propri betiamini in questa nuova dimensione cestistica dopo i trascorsi nell'elite del basket italiano ed europeo. Ancora Pignatti a giocare uno contro uno, è buona la difesa gialloblu, nuova infrazione di 24 secondi dall'altra parte del campo, due azioni consecutive che premiano le difese, gli attacchi non riescono a concludere in tempo utile. Il punteggio dopo 1 minuto e 08 dall'inizio del terzo quarto rimane fissato sul 33-21 con il quale si è chiuso il secondo quarto. Parziali di 27-15 per Piombino nel primo quarto, mentre Camillo Bianchi va a sbagliare la conclusione appoggiandosi al vetro. 6-6 invece il parziale del secondo quarto, punteggio bassissimo. Ci pensa ora Roberto Chiacic dalla linea del tiro libero a mettere il piazzato del meno 10 per Siena, che sembra avere un approccio diverso probabilmente negli spogliatoi. Coach Mecacci si è fatto sentire con i propri uomini. Alessio Iardella in penetrazione a scaricare per Marmugi, la virata del numero 20 gialloblu, gli fa mancare l'appoggio Panzini, infrazione di passi, palla persa per Piombino. I primi due attacchi del quarto confermano la difficoltà incontrata dagli uomini di coach Padovano ad attaccare la difesa senese, che si è fatta più arcigna, ha dato meno possibilità agli uomini gialloblu di trovare tiri piazzati soprattutto dall'arco. Percentuali di realizzazione, numero di palle perse che scendono e crescono per Basket Golf Piombino, che nonostante questo riesce a mantenere un vantaggio in doppia cifra sul tabellone del Palatenda. A 7 minuti e 54 secondi dalla fine del terzo quarto è scritto Basket Golf 33, Menzana Siena 23. Ricezione profonda di Pignatti che riapre per la conclusione pesante, conquista il rimbalzo d'attacco sull'errore di Vico, nuovo attacco per Siena, il blocco di Roberto Chiacic, ancora Pignatti a provare la conclusione pesante, a seguire il proprio tiro, a catturare il rimbalzo in attacco, a costringere al fallo il numero 13 gialloblu Camillo Bianchi. Primo fallo per il numero 13 di coach Padovano. Viaggio in lunetta per il numero 16 Pignatti per riportare sotto la doppia cifra lo svantaggio dei suoi colori rispetto al fatturato di Basket Golfo Piombino. Lo fa mettendo a segno il primo dei due tiri liberi, sbaglia il secondo, rimbalzo di Jacopo Pozzi, palla gestita da Roberto Maggio, sfrutta il blocco di Jacopo Pozzi che si apre a ricevere, penetrazione del numero 7 gialloblu, si appoggia al vetro, sbaglia il tentativo da due, rimbalzo di Roberto Chiacic, transizione di Siena che si chiude con il piazzato di Pignatti, rimbalzo difensivo per Camillo Bianchi, prova a spingere Roberto Maggio, decide poi di controllare l'azione di attacco, si appoggia ancora su Jacopo Pozzi. Alessio Iardella, cambio difensivo per Siena,
Marbucci lontano dal canestro a provare la conclusione da tre punti, rimbalzo di Pignatti, Ranuzzi a consegnare a Vico il pallone da mettere nelle mani per la bomba in transizione del numero 4 Panzini, rompe il digiuno di Siena nelle realizzazioni pesanti, riporta a meno 6 i propri colori, costringe coach Padovano a ricorrere al time out, 6 minuti e 28 secondi alla conclusione del terzo quarto. L'inerzia del match sembra essere virato in favore di Menzana Siena. Che piazza in questi primi 3 minuti e 32 secondi del quarto un parziale di 6-0 che ricuce parzialmente lo strappo che Piombino aveva creato in conclusione dei primi due quarti di gioco. Per Piombino i punteggi individuali sono quelli fissati alla fine del secondo quarto, con i 10 punti di Jacopo Pozzi, i 12 di Giuliano Biancani, i 3 di Marmusi, i 2 di Maggio e i 6 di Camillo Bianchi. Dall'altra parte diventano 5 i punti di Panzini, 8 di Vico, 7 di Ranuzzi, 3 di Pignatti, 4 di Roberto Chiacchi, totale 27 per Menzana Siena. Piombino riparte dai 33 punti costruiti nel corso dei primi due quarti. Maggio a cercare Jacopo Pozzi, Camillo Bianchi in palleggio lungo l'arco, ancora palla consegnata a Roberto Maggio, nuovo fischio contro l'attacco giallo-blu, fallo in attacco per Jacopo Pozzi, blocco irregolare per liberare il palleggio di Roberto Maggio, secondo fallo di squadra per gli uomini di coach Padovano, primo per Jacopo Pozzi, nuovo possesso per Siena che può ulteriormente ridurre lo svantaggio. Ci prova Panzini fronteggiato da Maggio a ricevere lontano dal canestro Ranuzzi, Vico a sfruttare il blocco di Pignatti che poi va a ricevere profondo, scarico ancora per Vico, ancora Pignatti, extra pass per Roberto Chiacic che allo scadere dei 24 secondi mette il piazzato del meno 4. Interruzione chiamata dagli arbitri per procedere all'asciugatura del parquet. Scivolosa la parte di campo dove giostra la difesa giallo-blu. Prende coraggio il tifo bianco-verde dopo due quarti di sofferenza. Gli uomini di coach Mecacci sembrano aver trovato le chiavi giuste per riavvicinare il punteggio gli uomini di coach Padovano. Giuliano Biancani, Roberto Maggio, Camillo Bianchi, Luca Marmugi, Jacopo Pozzi a comporre il quintetto per coach Padovano. Marmugi ad allargarsi per ricevere, palla consegnata a Biancani, tentativo da tre punti di Maggio, polvere bagnate per il numero 22 giallo-blu, ennesimo rimbalzo difensivo per Roberto Chiacic che sta assumendo, come d'altronde prevedibile, il controllo delle operazioni, va a piazzare il blocco su Giuliano Biancani, libera per la conclusione pesante Vico, rimbalzo in attacco di Ranuzzi, nuova opportunità per l'attacco senese, ancora Vico per Panzini, chiama palla Roberto Chiacic, plateale spinta di Marmugi a rimbalzo, esperienza, mestiere di Roberto Chiacic che probabilmente accentua leggermente il contatto ricevuto, induce al fischio la coppia arbitrale. Nuovo possesso Siena, 14 secondi per chiudere l'azione di attacco, 3-3-2-9 per Piombino a 4 minuti e 54 secondi dalla fine della terza frazione di gioco. Ancora a secco l'attacco giallo-blu, sono passati 5 minuti e 6 secondi dall'inizio del terzo quarto, nessun punto realizzato dagli uomini di coach Padovano che negli ultimi 15 minuti e 6 secondi, quelli trascorsi dalla fine del primo quarto di gioco, sono riusciti a mettere a segno la miseria di 6 punti
nel corso di questo lungo tempo di gioco. Buono il gioco in attacco sulla rimessa dal fondo per Siena, conclusione facile da sotto per Sebastian Vico, meno 2 Siena. Fischi del pubblico biancoverde ad accompagnare l'attacco di Piombino. 8 secondi alla fine dell'attacco. Giuliano Biancani in palleggio, fronteggiato da Roberto Chiacic, lo batte, si chiude l'ombrello della difesa biancoverde sulla penetrazione di Giuliano Biancani. Era Nuzzi a stoppare il numero 8 giallo-blu. Rimangono 2 secondi per gli uomini di coach Padovano per concludere l'azione di attacco. Non parte il cronometro, fallo la difesa, numero 6 Sebastian Fico, colpevole del fallo su Giuliano Biancani. Il cronometro è resettato sui 14 secondi canonici. Boccata d'ossigeno per l'attacco gialloblu, che ha a disposizione un tempo maggiore rispetto a quello lasciato sul cronometro dopo la stoppata di Ranuzzi su Giuliano Biancani, che non rinuncia ad una nuova penetrazione. Subisce ancora il fallo della difesa biancoverde, ancora il numero 6 senese accusato del fallo dalla coppia arbitrale. Lo richiama in panchina coach Mecacci, torna in campo con il numero 3 Davide Parente. Giuliano Biancani prova a rompere il digiuno di Piombino dalla lunetta, lo fa mettendo a segno il primo dei due tiri liberi a propria disposizione. Riporta ad un possesso di vantaggio gli uomini di coach Padovano, fa 1-2, ancora un rimbalzo in difesa per Roberto Chiacic e nuovo attacco per Siena. Palla che giunge nelle mani di Davide Parente. Pignazzi a giocare uno contro uno con Jacopo Pozzi, a ricevere Parente nell'angolo per la conclusione pesante. Bola al rimbalzo in attacco Ranuzzi, la palla è contesa al rimbalzo, la regola del possesso alternato premio Piombino. Giuliano Biancani chiede l'entusiasmo e l'incitamento del pubblico gialloblu, leggermente frenato dal poderoso ritorno in partita di Menzana Siena, che è riuscita a risalire al meno 3 dopo essere stata sotto nel punteggio anche di 15 punti sul 30-15 per Piombino nel corso del secondo quarto. Giuliano Biancani a sfruttare il blocco di Jacopo Pozzi, a prendere la bomba in faccia a Roberto Chiacic, riapre la serie del tiro pesante per Piombino. 3-6-3-1 per gli uomini di coach Padovano. Chiacic a sbagliare il piazzato dalla media, Jacopo Pozzi a catturare rimbalzo, Giuliano Biancani a spingere la transizione. Il fallo di Davide Parente ad interrompere l'attacco gialloblu. 3 minuti e 22 secondi alla fine del terzo quarto. Giuliano Biancani cerca di trascinare il proprio pubblico all'entusiasmo. Qualche gesto di disappunto da parte della tifoseria ospite, abituata a palcoscenici più esaltanti, costretta a calcare per le note vicende societarie campi sui quali non riesce ad esprimere la totalità della propria potenzialità in fatto di entusiasmo e di sostegno ai propri colori. Ripetiamo il punteggio quando siamo giunti a 3 minuti e 22 secondi dalla fine del terzo quarto. Piombino continua a mantenere il controllo delle operazioni, più 5 per gli uomini di coach Padovano. 3-6-3-1 a 3 minuti e 22 secondi dalla fine del terzo quarto. Rimessa dal fondo per Piombino, coach Padovano propone Maggio, Biancani, Bianchi, Pozzi e Marmugi in quintetto, dall'altra parte Parente, Ranuzzi, Chiacic,
Pignatti e Panzini a comporre il quintetto per Coach Pecacci. La rimessa è laterale per Piombino e non dalla linea di fondo come precedentemente affermato. Maggio riceve il consegnato da Jacopo Pozzi, che si era aperto per ricevere. Ancora il numero 22 in palleggio, Marmugia a giocare uno contro uno con Roberto Chiacic. L'apertura per il tiro da tre di Jacopo Pozzi, errore, rimbalzo difensivo per Chiacic, scintille lungo la linea laterale tra il numero 7 giallo-blu e Panzini. Si avvicina al recupero difensivo Camillo Bianchi, getta in campo come al solito tutta la propria intensità difensiva, tutta la propria concentrazione, tutta la propria voglia di partecipare a questo progetto. Non riesce nell'intento di conquistare palla, ma fa sì che il cronometro ai 24 secondi si fermi sugli 11 rimanenti per Siena per concludere l'azione di attacco. Rimessa dal fondo della quale si incaricherà il numero 3 Parente. Parente, Chiacic, Panzini, Ranucci e Pignatti, ripetiamo, a comporre il quintetto per Coach Mecacci. Esce dal blocco di Chiacic Panzini, fronteggiato da Roberto Maggio. Camillo Bianchi accoppiato con Ranucci. Marmugi con Chiacic, Pozzi con Pignatti. Sbaglia il tiro da tre punti. L'uomo con la coda di Siena. Rimbalzo difensivo per Piombino. Giuliano Biancani ancora in penetrazione, sfida Roberto Chiacic, va a realizzare i due punti del 9+7. Si è caricata la squadra sulle spalle il numero 8 giallo-blu, ha prodotto il nuovo strappo che ha consentito agli uomini di Coach Padovano di ricostruire un margine significativo nel punteggio. Pignatti risponde con un comodo appoggio da centro area, fallo la difesa, si lamenta del fischio il numero 4 Panzini, removibile la coppia arbitrale. Siena ha già raggiunto il bonus dei 4 falli di squadra nel corso di questo quarto. Roberto Maggio a guadagnarsi il primo viaggio in lunetta del primo incontro. A fallire il primo dei due tentativi a cronometro fermo, è fermo a due punti realizzati il numero 22 giallo-blu, 1 su 3 dal campo per lui, 0 su 2 adesso dalla linea del tiro libero. Punteggio che rimane fissato sul 3-8-3-3 per Basket Golfo Piombino quando entriamo negli ultimi 120 secondi di gioco del terzo quarto. Attacco nelle mani di Panzini, Pignatti riceve lontano dal canestro fronteggiato da Giuliano Biancani. La palla per Anuzzi che non esita a prendere il tre punti che riporta a me, che porta a meno due la Menzana. Dall'altra parte prova a rispondere Roberto Maggio, non va alla conclusione a tre punti del pregiallo blu. Rimbalzo di Pignatti, Parente a gestire quello, l'attacco che potrebbe regalare a Siena il sorpasso su Piombino. Il tocco di Jacopo Pozzi fa sì che non venga fischiata infrazione di campo a carico di Siena. Sono 3 secondi che mancano alla fine dell'azione. Costretto a prendere il tiro da casa sua Parente. Rimbalzo difensivo per Piombino. Maggio in transizione. Lo scarico per Camillo Bianchi che in faccia a Chiacic appoggia il 2 punti del nuovo +4 Piombino. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questo vincente terzo quarto, 4-0-3-6 per Piombino. Parente a gestire l'attacco, si va in ricezione profonda a Roberto Chiacic, movimento spalla canestro, lo contiene Marmugi, conquista il rimbalzo difensivo Giuliano Biancani, spinge la transizione, prende il tiro da tre punti, rimbalzo di Pignatti, prova a contrattarlo Maggio, fallo antisportivo fischiato al numero 16 Biancoverde, che nel tentativo di liberarsi della difesa di Roberto Maggio ha usato con troppa intensità il fisico. Gli arbitri hanno pulito questo gesto come intenzionale. Due tiri liberi e possesso per
Basket Golfo Piombino a 26 secondi e 8 decimi dalla fine del terzo quarto. Terzo quarto che vede Siena avanti nel parziale 15-7 per gli uomini di Mecacci. Che dopo il meno 12 con il quale si era chiuso il secondo quarto sono riusciti a ricucire parzialmente lo strappo, sono arrivati fino al meno 2 ricacciati indietro da Giuliano Biancani e Camillo Bianchi. Attinge dalla panchina coach Padovano, secondi di riposo per Luca Marmugi, in campo con il numero 12 Marco Franceschini. Si protrae l'attesa per i due tiri liberi che dovrà battere Roberto Maggio in seguito al fallo antisportivo attribuito al numero 16 Biancoverde. Succede qualcosa al tavolo, probabilmente viene allontanato l'uomo che Siena aveva fatto accomodare tanto agli ufficiali di gara. Questo probabilmente comporterà un'ulteriore sanzione per la panchina biancoverde. Credo che la partita riprenderà con due coppie di tiri liberi a disposizione di Basket Golfo. La prima è di Roberto Maggio, che interrompe il proprio digiuno dalla lunetta, realizza il primo tiro libero, sbaglia il secondo. Agitazione nella parte di pubblico ospite, devono intervenire le forze dell'ordine per placare gli animi. Come dicevamo, seconda coppia di tiri liberi per Piombino, Giuliano Biancani che cerca la realizzazione, sbaglia il primo. Plateali richieste di sostegno da parte dei giocatori biancoverdi che non contribuiscono a serenare un clima che si è fatto teso. La polizia costretta ad intervenire pesantemente contro i tifosi biancoverdi, scene sinceramente che non vorremmo vedere all'interno di un palasport. Non riescono a mantenere la calma i tifosi biancoverdi, volano manganellate, gli uomini della polizia di Stato in tenuta antisommossa hanno deciso di intervenire con le maniere forti, respingendo quanto proveniva dagli spalti biancoverdi. Intanto Giuliano Biancani a realizzare i due tiri liberi del 9+7 quando entriamo negli ultimi 15 secondi di gioco della terza frazione qui al Palatenda. Attacco Siena, Ranuzzi chiude la linea di fondo, Marco Franceschini, extra pass per Panzini, ancora uno scarico, Vico a mettere la bomba del meno 4. Si chiude un terzo quarto combattutissimo con Piombino ancora avanti di 4 punti sul 4-3-3-9. Le due tifoserie, anche se separate fisicamente, continuano a lanciarsi reciprochi avvertimenti. Scene francamente insostenibili quelle vissute pochi minuti fa al Palatenda. Un pubblico sicuramente represso dalle vicissitudini societarie che hanno costretto i tifosi biancoverdi
a calcare palazzetti che mai avrebbero sognato. Lancio di oggetti adesso da parte della tifoseria biancoverde verso gli spalti occupati dai tifosi gialloblu. Le forze dell'ordine sembrano avere sotto controllo la situazione. Speriamo di non dover descrivere eventi che nulla ha a che fare con lo sport. Proviamo a rituffarci semplicemente nel clima agonistico, raccontando un fatto di sport che rappresenta per la nostra città un evento unico, irripetibile. Abbiamo al cospetto una delle realtà storiche del basket italiano, costretta dalle vicende societarie a scendere in Serie B per ripartire. Il calendario regalato a Piombino questo impegno improbo. Per ora gli uomini di Coach Padovano lo stanno vivendo al meglio, conducono ancora con 4 punti di vantaggio quando siamo entrati nell'ultimo quarto di gioco di questo avvincente match. Si parte con l'attacco di Siena, la conclusione pesante tentata da Vico, il rimbalzo di Marco Franceschini che insieme a Giuliano Biancani, Camillo Bianchi, Andrew Gabellieri e Jacopo Pozzi compone il quintetto proposto da Coach Padovano per l'inizio dell'ultimo decisivo quarto di questo storico match stasera al Palatenda. Fuori ritmo Jacopo Pozzi da 3 punti, tiro corto, nuovo attacco Siena, polveri bagnate per i due attacchi in inizio di quarto. Vico ancora in penetrazione, lo contrasta regolarmente Marco Franceschini. Giuliano Biancani in palleggio, affrontato da Panzini, lo scarico per Andrew Gabellieri, in ritmo non va alla conclusione da 3 punti. Jacopo Pozzi a raccogliere il tap out di Marco Franceschini. Giuliano Biancani per il nuovo attacco gialloblu aspetta il blocco di Marco Franceschini, prende l'arresto e tiro dalla linea del tiro libero. Fallo ancora alla difesa gialloblu, assolutamente non in linea con la coppia arbitrale il giudizio della difesa biancoverde. Non cambia la decisione arbitrale, falla la difesa, 2 tiri liberi per Giuliano Biancani. Fino a questo momento autore di 19 punti. Con l'aiuto del ferro raggiunge quota 20. 6 su 11 dal campo per il numero 8 gialloblu, 4 su 6 da 3 punti. Mette anche il secondo dei tiri liberi a disposizione. 4-5-3-9 Piombino, più 6 per gli uomini di Coach Padovano. 8 minuti e 53 alla fine del match qui al Palatenda di Piombino, che qualche tifoso biancoverde ha per l'occasione ribattezzato Pala Spolverino. Ranuzzi a prendere la bomba, a metterla a segno per il nuovo meno 3 Siena. 4-5-4-2. Si preannuncia un finale avvincente. Giuliano Biancani prova a rispondere con il palleggio, resta e tiro. Ranuzzi domina questa fase di match con il rimbalzo difensivo. Potenziale azione da 3 punti per l'attacco senese. Va a realizzare da sotto appoggiandosi al vetro con il numero 19 Bruno Ondomeng. Ha l'opportunità di completare l'azione da 3 punti dopo aver subito il fallo della difesa gialloblu. Ha nelle mani il pallone del potenziale pareggio a 8 minuti e 15 dalla fine dell'incontro. Va il tiro mancino del numero 19 biancoverde. Tutto da rifare al Palatenda. Equilibrio perfetto sul 4-5-4-5.
Andrew Capellieri a servire Giulio Biancani. Si apre dopo il blocco Jacopo Pozzi, non viene servito. La penetrazione dello stesso numero 7 giallo-blu, la conclusione Mancina che non va a bersaglio. 7 minuti e 51 alla fine del match. Siena nelle mani la palla del potenziale sorpasso. Lo concretizza con la conclusione pesante il numero 4 Panzini, che si rivolge al proprio pubblico chiedendo ancora un contributo di sostegno e di calore. 4-8-4-5 per Siena, che ha messo la freccia, ha prima raggiunto e poi superato Piombino, che aveva accumulato, ripetiamo, nel corso del secondo quarto un vantaggio di 15 punti sul 30-15. In questo momento, quindi, il parziale aperto per Siena, che è riuscita finalmente a mettere il naso avanti. Alle stelle l'entusiasmo dei tifosi biancoverdi, anche dall'altra parte della barricata. Uno spettacolo sicuramente da apprezzare quando si mantiene nei limiti della correttezza e della sportività. Tocca ora agli uomini di coach Padovano inseguire. Sono 7 minuti e 38 i secondi che mancano alla fine dell'incontro. Vediamo se il vantaggio senese non abbia incrinato le certezze fino a qui accumulate da Piombino, che fino adesso ha avuto le capacità di restare abbondantemente in partita contro il decisamente più quotato avversario. Ancora un fallo alla difesa senese, colpevole del fallo il numero 11 Alex Ranuzzi. Secondo fallo di squadra per gli uomini di coach Mecacci. Rimessa laterale per Piombino. Giuliano Biancani a trovare Camillo Bianchi, il consegnato ancora per il play giallo-blu. Alessio Iardella fronteggiato dal pari numero. Adesso cambio difensivo, Paci che ha preso il posto di Chiacic. Ottima posizione difensiva ancora presa dalla difesa biancoverde sulla penetrazione di Alessio Iardella. Fallo in attacco per il numero 4 giallo-blu. Situazione di impasse per l'attacco piombinese. 9-2 il parziale in questo quarto per Menzana Siena, che continua a mantenere un esiguo ma significativo vantaggio di 3 punti sul 4-8-4-5, fissato a 7 minuti e 13 secondi dalla fine del match sul tabellone del Palatenda di Piombino. Sebastian Vico fronteggiato da Alessio Iardella in palleggio Mancino, va sotto le gambe a trovare Alex Ranuzzi. Ancora la palla per il numero 6 di Siena. Non regge l'uno contro uno di Bruno Ondomeng Andrew Gabellieri, è costretto al fallo il numero 33 giallo-blu. Ancora possesso nelle mani di Siena, 14 i secondi che mancano alla conclusione dell'attacco per gli uomini di coach Mecacci, che ha l'opportunità di costruire il massimo vantaggio. Sbaglia la conclusione uscendo dai blocchi Sebastian Vico. Marmugi in transizione a cercare la conclusione pesante, che viene rifiutata dal Ferro. 6:42 alla fine del match. Ancora l'opportunità per Vico, sfrutta il blocco di Paci. Si va da Ranuzzi, ricezione profonda nel pitturato per il numero 15 di Siena, che realizza il più 5 per gli uomini di Mecacci. Giuliano Biancani a sfruttare il blocco di Marmugi. Camillo Bianchi per Alessio Iardella, non riesce a trovare soluzioni rapide l'attacco piombinese. Giuliano Biancani ribalta dal lato debole per Camillo Bianchi, che trova dall'angolo la conclusione del nuovo meno 2. 5-0-4-8 quando siamo entrati
negli ultimi 6 minuti di gioco qui al Palatenda. Importante il canestro messo a segno dal numero 13 giallo-blu. Il rischio per Piombino era quello di vedere allungare Siena nel punteggio. Cambia due quinti del quintetto Coach Padovano. Dentro Maggio e Pozzi a comporre insieme a Biancani, Marmugi e Alessio Ardella il quintetto da schierare in difesa per contrastare l'attacco guidato da Panzini, che supera in palleggio Roberto Maggio. È corta la conclusione del numero 4 biancoverde. Maggio a spingere la transizione, la conclusione da 3 punti del potenziale più 1 di Jacopo Pozzi non trova il fondo della retina. Rimane sul più 2 Siena quando coach Mecacci decide che è il momento di rigettare nella mischia il capitano biancoverde Roberto Chiacic, che ha preso minuti di respiro in panchina, ben sostituito dal numero 15 Pace, autore dell'ultimo canestro senese. Il gioco a due con Panzini trova le mani sapienti del numero 41 capitano di Siena, che va a siglare il massimo vantaggio per gli ospiti sul 5-2-4-8 quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco dell'incontro. Ancora un errore oltre l'arco per Marmusi. 5 minuti e un secondo alla fine dell'incontro. Inerzia nelle mani di Siena, che trova con più tranquillità la via del canestro. Ora soluzione affrettata dell'attacco senese. Ancora un antisportivo fischiato al numero 4 Panzini, che ha qualcosa da ridire al play giallo-blu Roberto Maggio. Irremovibile la coppia arbitrale. Ancora un'opportunità, cronometro fermo per Maggio, più l'opportunità di avere il possesso a cavallo della linea di centrocampo. Mette il primo dei due tiri liberi Roberto Maggio, che raggiunge quota 4 del proprio score personale. Fallisce il secondo. Due su sei per il numero 22 a cronometro fermo. Possesso giallo-blu, 5-2-4-9 per Siena. Palla nelle mani di Maggio, che aspetta il blocco di Marmugi. Va dall'altra parte il play giallo-blu. Sono 10 secondi che mancano alla conclusione dell'attacco. Il piazzato di Pozzi rifiutato dal canestro senese. Ancora un attacco per i biancoverdi ospiti. Ondemeng fronteggiato da Sardella. Ranuzzi in penetrazione, viene scippato della palla da Sardella. Giuliano Biancani, dai e vai con Alessio Sardella. Da sotto l'appoggio al vetro del numero 4 giallo-blu per il meno 1 Piombino. 5-2-5-1, torna l'entusiasmo sulle gradinate del Palatenda. 3 minuti e 48 alla fine. Ranuzzi a zittire il pubblico di casa con il piazzato del nuovo più 3 Siena. Roberto Maggio a trovare Jacopo Pozzi. Alessio Iardella in palleggio, lontano dal canestro Giuliano Biancani. Prende il tiro da 3, palleggio, resta il tiro per il numero 8 giallo-blu, che firma il nuovo pareggio a 54, 3 minuti e 10 secondi alla fine di questo match entusiasmante. Nessuno si sarebbe aspettato che a 188 secondi dalla fine della gara di esordio
del campionato di Serie B, girone A. Piombino fosse ancora in perfetto equilibrio con la corazzata bianco-verde che viene da Siena. Fallo la difesa giallo-blu, opportunità a cronometro fermo per Siena per il nuovo vantaggio bianco-verde. Sebastian Vico a cronometro fermo, non trema la mano del numero 6 bianco-verde. 5-5, 5-4 per Siena. Si prepara a tornare in campo il numero 16 Pignatti. Fa 2 su 2 il numero 6 bianco-verde. Esce Bruno Undemeng, rientra con il numero 16 Luca Pignatti per Coach Mecacci. Piombino nuovamente costretto ad inseguire Siena in vantaggio di 2 punti sul 5-6, 5-4. 3 minuti alla fine del match. Stoppato Jacopo Pozzi da Ranuzzi. Piombino fallisce l'opportunità del nuovo pareggio. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco. Usa il gomito sinistro per liberarsi Sebastian Vico. Lo puniscono gli arbitri. Fallo in attacco. Nuovo possesso giallo-blu. Cambio per coach Padovano. Torno in panchina con il numero 4 Alessio Iardella. Time out richiesto da coach Matteo Mecacci. Vorrà costruire la difesa per garantirsi l'opportunità di impedire a Piombino una facile soluzione in attacco. Questi tabellini fino a questo momento messi a segno da vari giocatori a 2 minuti e 47 dalla fine dell'incontro. 2 punti per Alessio Iardella, 10 per Jacopo Pozzi. Top scorer dell'incontro Giuliano Biancani, che ha messo a segno 24 punti. 3 punti per Luca Barmugi, 4 per Maggio, 11 per Camillo Bianchi. Dall'altra parte 8 punti di Panzini, 15 di Vico, 17 di Ranucci, 5 di Pignatti, 6 di Roberto Chiacic, 2 di Paci e 3 di Ondomeng, frutto di un'azione da 3 punti, canestro buono e un tiro per il numero 19 bianco-verde. È salita le percentuali al tiro Siena, ora tira con il 37% totale. Piombino è sceso al 31% totale nelle realizzazioni dal campo. Palla in mano a Maggio, il consegnato di Jacopo Pozzi per Giuliano Biancani, fronteggiato per un attimo da Roberto Chiacic. Ancora il mismatch, perde palla Giuliano Biancani, il contropiede di Sebastian Vico, rubata del numero 6 bianco-verde, comodo layup in contropiede. Più 4 Siena, 5-8, 5-4, a 2-15 dalla fine dell'incontro. Per vie perimetrali l'attacco giallo-blu. Giuliano Biancani rifiuta il blocco di Jacopo Pozzi, gioca uno contro uno, soluzione forzata del numero 8 giallo-blu. Rimbalzo di Pignatti, attacco nelle mani di Siena che può scavare un solco a questo punto importante. Raccoglie il fallo della difesa giallo-blu, fallo di Giuliano Biancani. Sebastian Vico in lunetta. Sono sue le ultime realizzazioni per Siena, è lui che ha costruito negli ultimi minuti il vantaggio dei biancoverdi di coach Mecacci. Ancora freddissimo dalla lunetta il numero 6 biancoverde, 100% dalla linea della carità per lui, 7 su 7 fino a questo momento. Sbaglia la seconda conclusione dalla linea del tiro libero. Pignatti a rimbalzo contesta il possesso ai giallo-blu, è l'ultimo a toccare. Rimessa dal fondo per Piombino, 5-9, 5-4 Siena, a 1 minuto e 45 dalla fine dell'incontro.
Camillo Bianchi fronteggiato da Roberto Chiacic. Alessio Iardella ora costretto allo scarico per Camillo Bianchi, mette a segno la bomba che riporta a meno 2 Piombino. È ancora viva la squadra di Coach Padovano, non si arrende. 1:24 alla fine, 5-9-5-7 per Siena. Si va a cercare in poste basso Roberto Chiacic, che non ha difficoltà a superare con il movimento spallacanestro le braccia protese di Luca Marmugi. Più 4 per Siena, 6-1-5-7. Ricacciato indietro Piombino. Ancora la difesa che si muove bene sulle penetrazioni piombinesi. La plateale esultanza di Sebastian Vico, autore di questa importante azione difensiva. Quinto fallo per Alessio Iardella, che lascia il campo con 2 punti realizzati. 1-2 al tiro per lui, un rimbalzo difensivo, una palla persa, una palla recuperata. Torna in campo Giuliano Biancani, ultimi 61 secondi di gioco al Palatenda, possesso Siena, time out. Dopo la grande paura, dopo il meno 15 sul 30-15 per Basket Golfo Piombino, Siena ha ripreso piano piano il controllo del gioco, ha messo a posto le percentuali di tiro, ha messo il naso avanti, conserva un margine di 4 punti e il possesso, che a 1 minuto e 1 secondo dalla fine dell'incontro non possono risultare determinanti per far pendere verso la sponda bianco-verde la bilancia di questo interessantissimo, affascinante, combattuto, sentito match casalingo del Basket Golfo Piombino. Ritrovano fiducia, come è giusto che sia, i tifosi bianco-verdi accorsi in massa al Palatenda. Sentono vicina la prima vittoria esterna della stagione all'esordio in questa nuova categoria. Ranuzzi a consegnare nelle mani di Sebastian Vico il pallone da gestire a 55 secondi alla fine dell'incontro. È in bonus Piombino. Il fischio della coppia arbitrale spedisce in lunetta il numero 16 di Siena, Luca Pignatti. 6-1-5-7 per Piombino. Mette a segno il primo dei due tiri liberi il numero 16 bianco-verde. Più 5 Siena, 6-2-5-7. Diventa più 6 sul 6-3-5-7. 50 secondi al termine dell'incontro. Disperato tentativo di Piombino di tornare nella partita. Perde palla Roberto Maggio. Sulla palla recuperata da Siena, commette fallo il numero 20 Luca Marmugi. Ancora una soluzione facile dalla lunetta, cronometro fermo per Sebastian Vico, per mettere probabilmente il sigillo finale su una partita che l'ha visto protagonista, realizzatore fino a questo punto di 18 punti, top scorer della sua formazione, raggiunge quota 19, porta più 7 il vantaggio di Menzana Siena su Basket Golfo Piombino. Sbaglia la seconda conclusione, ma Pignatti raccoglie il rimbalzo offensivo. Piombino non sembra ora più né le energie né tantomeno l'entusiasmo per ricercare un disperato recupero. L'arcobaleno di Panzini a mettere il sigillo sul 6-6-5-7 per Siena,
dall'altra parte Gimelo Biancani a fallire l'ultimo tiro per Piombino, che probabilmente lascerà morire gli avversari con la palla in mano. Mancano 5 secondi alla fine dell'incontro, prende l'ultimo tiro Roberto Chiacic, suona la sirena finale al Palatenda, l'incontro si chiude con la vittoria di Menzana Siena 6-6, 5-7 su Basket Golfo Piombino. Una gara comunque entusiasmante fino all'ultimo quarto giocata da Basket Golfo Piombino, che ha resistito fino a che ha potuto alla superiorità tecnica e fisica del favoritissimo avversario. Ultimo quarto decisivo, 27-14 per Siena il parziale dell'ultimo quarto. Ribadiamo il finale dal Palatenda di Piombino: Menzana Siena 6-6, Basket Golfo 5-7. Si chiude con la vittoria esterna della Menzana Siena la prima giornata qui al Palatenda. Un saluto da Riccardo Quiriconi, alle prossime occasioni con gli impegni casalinghi del Basket Golfo Piombino. Buona serata a tutti.